fatta e a tutti ciurma e benvenuti da Giocherini in questo nuovissimo episodio su Child of Light. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno 25 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno. La volta scorsa ragazzi ci eravamo fermati qui perché questa porta ci sbarra il passaggio. Dobbiamo trovare il modo di superarla ovviamente. Io vorrei ringraziare tutti quelli che comunque hanno guardato con piacere il primo episodio, che hanno apprezzato la scelta di questo gioco per farci una serie. Voglio ringraziare quelli che mi hanno dato dei consigli per il gioco ovviamente, tra cui Elisa, che penso sia tipo la fan numero uno di questa serie, perché il gioco me lo consigliava tipo da non lo so quanto tempo. Allora vediamo un attimino ragazzi cosa possiamo fare. Qualcosa si deve poter fare con questa cassa ragazzi. Allora, visto che qua davanti non serve, probabilmente servirà più dietro, almeno così deduco, perché se no... Oh, qua c'è uno di quegli spiriti meravigliosi. Allora, Aurora, continua a portare di qua la cassa. Il punto è, io non sono tipo venuta da qua? Probabilmente sì, però vabbè, non facciamo troppe domande e andiamo di qua. Allora, Elisa giustamente mi ha anche suggerito che possiamo... accecare i nemici con l'uccellino se vogliamo appunto evitare lo scontro con loro, e questo può essere abbastanza utile, specialmente se uno non vuole stare proprio sempre di continuo a battersi con tutti i nemici che incontra. Ok, lì c'è un'altra porta sbarrata ragazzi, dobbiamo trovare il modo. Ok, l'uccellino ci ha dato un piccolo suggerimento. Come facciamo lassù ad arrivare? Magari potessi volare. Aurora, gli oculi devi illuminare. Ok, fammi provare. Bene, magari quindi se illuminiamo questa cosa qua di vetro con l'uccellino qualcosa succederà, vediamo un po'. Woo! Uccellino, ma tu sei un vero portento, amico mio. Sei un vero portento. Ok, immagino che se lo riattiviamo ci porterà qua su. Che cosa cucinano in queste cisterne? Non bimbi, speriamo, magari viverne. Allora, continuo a dire ragazzi che questa cosa, che il gioco sia solo ed interamente in rima, mi piace veramente troppo, troppo, troppo. Allora, vai l'uccellino, ci servirai sicuramente per riattivare questa piattaforma. Adesso spingeremo, suppongo, la cassa di qua. Poi... Vediamo un attimo... Allora, di qua non ci arrivo senza la cassa, ragazzi, per cui suppongo che l'unica cosa che ci rimanga da fare sia buttarla giù. Buttarla giù o utilizzarla di qua, perché probabilmente l'altra cassa che è di là ci permetterà di arrivare lassù dove c'è quella leva da azionare. Wow! Infatti avevo ragione, la previsione era corretta. Lucciolino, prendi tutte le lucciolette. Ok, mi avete fatto notare anche ragazzi che ci sono dei fiori luminosi durante gli scontri, e questa cosa effettivamente l'avevo notata soltanto alla fine, oddio, del primo episodio. Ecco qua, ok, abbiamo fatto il tempo, questo perfetto, ciao. Aha, ecco qua che si presenta il primo problema, attenzione, perché se questo non lo teniamo premuto la porta non rimane aperta, per cui probabilmente questa piattaforma arriverà fino a giù, mi auguro, così che possiamo metterci sopra la cassa. Infatti, ecco, ovviamente dovremo aspettare il prossimo giro. Guardate l'uccellino com'è impensierito, lì che guarda tipo l'universo, un punto nell'infinito. Ok, tieniti pronta Aurora, trasciniamola via. Perfetto, anche questo enigma è stato risolto ragazzi, passiamo oltre. Uccellino, prendi queste pallette, perché mi sembra che le avevo soprannominate pallette. Qua possiamo attivare questo meccanismo, però ora come ora non ci serve ragazzi, per cui direi di proseguire di qua. Ok, allora, qua c'è uno spirito. Oh mio Dio, cos'è questa cosa meravigliosa? Ah, uno scrigno, zaffiro grezzo, perfetto. Allora, là comunque non ci arriviamo senza cassa, senza qualche aiuto, per cui andremo di qua, l'uccellino.
Io direi, ragazzi, comunque di non trascurare troppo i combattimenti, perché comunque è importante. Madonna santa, come ha caricato, ma ha incornato direttamente, perché comunque è importante, ecco, salire di esperienza, cioè salire di livello, ecco, perlomeno. Perfetto, ragazzi, adesso voi aspettate un attimo, vediamo un po'. Luce di stelle, mi sa che è quello che useremo contro questo nemico, ragazzi. Dopodiché cercheremo di rallentare questo maledetto prima che c'è. Ecco, ma non faremo comunque in tempo. Questo qua non so se sarà debole alla luce di stelle, ragazzi, effettivamente. Allora, intanto mi prendo le mie pallette, perché ci servono punti magia. Ecco fatto, tac tac tac, perfetto. Direi di provare, vediamo perlomeno cosa succede. Aia, Concita è tua madre. Difesa evita di essere interrotti. Ok, quindi possiamo usarla nel caso sappiamo che magari il nostro nemico sta per colpirci. Non so se gli farà qualcosa. Vabbè, comunque è stato di sicuro più utile di un attacco corpo a corpo, che ovviamente contro questo caro amico non è che sia molto utile, però non ci rimane molto da fare. Ok, perfetto, 200 di esperienza, wow. Potente tonico curativo, perfetto, ragazzi. Allora, ovviamente appena possibile cercheremo di ricaricarci con pallette vita e pallette magia. Ecco, ora la porta è aperta. Aurora, tu stai bene allerta. Ok, quindi questa sì, ragazzi, era la porta che dovevamo aprire dall'inizio. Ma che posto è? Wow, ma stai vedendo, cucciolino? Sì, ma le pallette sono volate via. Avevo bisogno di pallette. Maledetti, va bene, dai. Ui, la musica con questi cori potentissimi. Ah, ecco le pallette. Ormai questo viaggio è concluso. Malvagio incantesimo hanno lanciato e dietro ad un vetro mi hanno bloccato. Ah, quindi è questa figura qua che ci sta parlando. Ma qua ci manca tipo una pietra. Qualcosa si dovrà pur fare, suppongo. One eternity later. Aspettate un attimo. Guardate un attimo, ragazzi, perché se mi metto qua si proietta tipo una luce blu? È strano. Ah, c'è! È da qui che si proietta la luce di queste pietre qua. Ok. Cioè, praticamente tipo premuto per caso lì lucciolino, ho visto che spuntava una cosa blu. Ok, andiamo avanti così, lucciolino. Forse coraggio. Per fortuna alla fine ci sono arrivata, ci ho messo un po', però diciamo che è abbastanza vergognoso. Sono quasi libera, non mi hai deluso. Il punto è che manca ancora la pietra viola. Quindi, cioè, senza la pietra viola non so come faremo. Chi osa la regina della notte sfidare? Una pulce con boccoli rossi, mi pare. Oh, merda. Oh, ma è un sogno, i tuoi occhi non sono si accorti, è fin troppo vero, ci vogliono morti. Oh, cavolo, ragazzi, allora, questo mi sa che è il primo, tipo, boss ufficiale. È meravigliosa sta cosa. Allora, direi di utilizzare... oh, merda, allora, ok, questo potrebbe essere un problema. Un grosso problema. Allora, dovete rallentare un attimo, ragazzi, Una cosa che per esempio mi piacerebbe avere è vedere quanta vita rimane ai nostri avversari. Allora, aspettate un attimo. Prendiamo un po' di pallette, perché qua la situazione comincia ad essere abbastanza critica, direi. Allora, direi di continuare a inferire su questo, ragazzi, quando c'è possibile. Ok, è andato, è andato. Oh, Gesù, Giuseppe, eppure Maria, aumenta pure la velocità. A posto siamo, a posto. Siccome non era già abbastanza veloce, l'ho interrotto. Però oddio, adesso è troppo veloce, ragazzi. Oh, merda, si è pure curato. Ma che, veramente, mi sa che ci tocca prendere, ragazzi, un tonico, qualcosa. Mi piace. Ok, direi di usarlo, ragazzi, ma non possiamo fare altrimenti. I fiori non si sono ancora ricaricati. Ancora? Queste ali di Mercurio, di tua sorella.
Merda, non c'ho più punti magia. Sono un genio. Allora, proviamo ad usare azione, ma so che sarà molto molto inutile. Tipo, continuiamo così. Tanto non ci rimane altra scelta. Cioè, forse fino a quando non si ricaricano i fiorellini questi, mi sa che non abbiamo molta altra scelta. Ecco. Ok. Primo boss andato. Woohoo! E siamo saliti anche di livello. Grande. Abbiamo preso un punto abilità. Polvere della magia. Abbiamo trovato anche questo oggetto. Perfetto, ragazzi, ci siamo. Questa è Aurora, mia dama. La terra del sogno, la mia prigione. Ma ora mi devo svegliare. La mia mano prendi, una visione. Ok. Vuoi farmi vedere qualcosa? Un tempo il sole brillava su una terra, di valli lucenti e picchi innevati. Di notte splendevano castelli in rovina, di luce alabastrina illuminati, dalle stelle e da una falce di luna. Nel luogo una donna di luce regnava. Di notte vagava nell'ampia dimora e del suo splendore tutto inondava. Finché una notte qualcosa mancava. Lei era scomparsa, svanita la luce, e l'oscurità nel luogo imperava. E usurpatrice, con spirito truce, Umbra mandò le figlie in sua vice. La falce di luna, il sole e le stelle rubaron dal cielo, spazzandoli con un vento ribelle. Le figlie di Umbra avvolsero tutto. Noi tristi soffrimmo per il gran lutto. Oh. Quindi è chiaro, in questo regno regnava questa donna di luce che effettivamente assomigliava moltissimo alla madre di Aurora, ragazzi, originaria. Però questa Umbra ha mandato le sue figlie, insomma praticamente questa poveraccia di luce è stata distrutta, è stata perlomeno sparita, e quindi poi hanno, cioè, fatto fuoco e fiamme, hanno rubato la luna, le stelle. Oh, ragazze, ma che famo? Oh, grazie signora della vostra storia, ma ora vi chiedo di essere svegliata. Ma io dico il vero, non vuote menzogne. Ti pare noioso, ti sei addormentata. La terra che vedi si chiama Lemuria. Non è solo un sogno, mia cara Aurora. E l'unico modo è un vincolo magico, lo specchio oltre il trono, rubato da Umbra, regina della notte. È l'unica strada per giungere a casa e in vero scacciare la notte. Riporta le stelle, il sole, la luna, la luce. No, proprio non posso, mio padre mi aspetta. Mi avresti aiutato, la lucciola ha detto. Io so quel che dico. Tu non disperare, non piangere invano. Ho creato Igniculus proprio per questo. Grande come uno spillo, mi sembra un po' strano. Ma come farò a riportare il sole, le stelle e la luna? Su, cara, non disperare. Per il sole e la luna devi cercare la stanza più alta e la più bassa. Torna da prima da dove sei giunta, dopo l'altar su cui ti sei svegliata, per l'arbor di spine appuntite, chiedi aiuto alla gente che intanto ho incontrata. E poi per le stelle, dove le troverò quelle? La risposta è sopra di te, lo sai. Apri gli occhi e vedrai. Ui! Sono già qui le stelle? Non ci arrivo! Oh, va bene lo stesso. Wow! Quale sorpresa è mai questa? No! Sono forse una fata, io volo su e giù! Aurora, una bimba di luce sei tu. Che bello! No, ci ha messo le ali! Ascoltami, quella corona fatata tu devi portare sempre sul ciglio e mi raccomando, non la levare. Un'ultima cosa prima di andare. Se infine dovessi mai disperare. Vi ringrazio, ma cosa potrà mai servire? Mi spiace, bambina, non ti riesco a sentire. Addio. Sì, ma io devo sapere, mio padre sta bene. Sono circondata da una notte stregata.
Allora, abbiamo preso un flauto qualunque, non so perché qualunque effettivamente, e possiamo premere X per volare. Oddio! Questa sì che è una cosa assolutamente E quindi Aurora vagò meravigliosa. per boschi di ombre lontana da sola, le stelle a guidare il suo corso, con solo una lucciola che come lei vola. Però le mancava il conforto di una famiglia che non la può trovare. Cercava il sole e la luna, ma quel che voleva era il padre abbracciare. E in qualche luogo nella notte, assisa su un trono nell'oscurità, Umbra insidiosa attendeva per sottrarle la luce senza pietà. Allora c'è un attimo di che stiamo a parlare. No, sul serio dico. Allora, pozione magica. No, allora, raga, voi sapete che uno, cioè, se tipo io volessi avere un superpotere sarebbe quello di volare. E quindi che adesso mi abbiano messo le ali a questa bambina meravigliosa, direi che è ancora più meraviglioso, ragazzi. In che altro modo lo posso descrivere? Non c'è altro modo per poterlo descrivere. Non c'è. Ok, lucciolino, sono senza parole. È questo che allora si prova a volare avanti, in alto dobbiamo andare. Sì, ma io volevo aprire quello scrigno. Vabbè, terzo capitolo. A Occidente, ragazzi. Beh, direi che la strada è spianata. Se a sinistra a volare riusciamo, l'albero di spine si frapporrà di sicuro. Messer Lucciolino, voliamo. Wow, posso tornare indietro ad aprire lo scrigno? Scusa, ma mi è entrato proprio in fissa. Lucciolino, tocca a te. Ok, è sempre. Ok, ah, con la X poi ci diamo pure uno sprint, ragazzi. Ah, oddio, no, più di così, raga, non può essere. Cioè, può essere più bello di così? Che veramente mi state dicendo che può essere più bello di così? Cos'è che ci faccio qui? Chi è? Insegui il mio sogno anche tu, è così. E sto giullare chi è? Allora, adesso che possiamo volare, ragazzi, possiamo andare dappertutto. Che altare ben peculiare. Forse un segno lì dobbiamo cercare. Allora, cioè, no, allora, possiamo andare dappertutto, ragazzi. Andare dappertutto. Direi di parlare con lui. Scusate. Bimbetta, hai visto palloncini dal lucente velo? Oppure unicorni equilibristi sui palloni, o tende a strisce che van fino alle stelle. Volete dire fino al cielo? Temo di no, piccolo paggio. Uff, lasciata qui a marcire. Scusate, madame, siete forse un giullare? Dai un'occhiata a questa nota. Volete dire messaggio? Cos'è questo scritto maldestro e sibillino? Ma questo è latino, messer Lucciolino. Rubella, cara sorella, la notte è scesa sulla nostra terra. In tempi oscuri dobbiamo affrontare una guerra. Non stare nascosti tra nuvole belle, ma fare gli acrobati e vender cara la pelle. Restare in bilico tra la vita e la morte, danzando in trionfo qualunque sia la sorte. In breve, ridere o non ridere, questo è il problema. Ma è facile, io seguirò il mio sogno senza tema e vagherò per la pianura col circo con tenacia estrema. Sorella, spero non ci rimarrai male. Tristis, il tuo fratello per nulla banale. Tristis ha sfasciato il nostro duetto, dandomi un grande dolore, ma lasciata sola senza tanto clamore. Proprio me, un usignolo proverbiale. Forse voleva dire provetto? Comunque, noi tante cose cerchiamo e di certo indugiar non dobbiamo. Bimbetta, posso venire con te? Tutti i bagagli ce li ho qui con me. Devo trovare mio fratello diletto e salvare il nostro sodalizio. Duetto? Sappi che queste vie sono pericolose e piene di tante creature malmostose. Io sono un'acrobata matricolata. Queste bestie me le mangio in pinsimonio. In insalata. Vuole per forza far la rima. Wow, Rubella si è unita alla compagnia. Non sapevo si potessero, cioè, unire dei personaggi alla nostra squadra, diciamo così. È chiuso però. Ok, qui è chiuso. Non sono sorpreso, proprio no. Allora, questa cosa pure è meravigliosa, ragazzi. Allora, vediamo un altro, un pochettino.
che cosa possiamo fare qua intorno. Cioè, comunque, allora, l'ambiente di gioco così è diventato molto merda. L'ho preso in sorpresa. Ma così anche lei combatte con noi. Non ci avevo pensato a sta roba, raga. Allora, ci può curare lei, attenzione. Questa cosa sembrerebbe essere molto interessante. Allora, direi di usare Rubella intanto contro il ragnazzo schifosissimo. Usiamo il nostro lampo di luce contro il fantasma. Ok, che almeno così già ci ha lasciato. Rubella c'ha molta più vita di noi, ragazzi. Attenzione, attenzione. Ok. Ho rallentato, ma non per così tanto. Usiamo così. Ok, Rubella, devi continuare a dargli dentro al ragnazzo. Comunque è molto più veloce di noi, ragazzi, per quanto riguarda poi usare gli attacchi. Cioè, fa molto prima di noi. Interessante sta roba. Ok, è andato. Wow. Così ovviamente fare scontri è molto molto più comodo. Perfetto, lei è salita di livello, cosa molto interessante. Nettare fatato. Che avventura leggendaria. Se non fossi al circo legata con una carriera straordinaria, forse a voi mi sarei già messa insieme. Accompagnata? Mi spiace, non ti posso accontentare. Il mio pubblico devo divertire. Non vuoi dire qualcosa tipo allietare? Vogliono che parli per forza, ragazzi, in rima. Allora, abbiamo dei punti abilità, attenzione. Così possiamo selezionare il personaggio interessato. Rubello ha la bellezza di 7 punti abilità. Direi di cominciare ad usarne qualcuno. Allora, questo aumenta la forza di 2, direi che lo compriamo assolutamente. Dopodiché aumenta in modo permanente la difesa magica di 5, direi di usarla. Ah, questo vedete, ragazzi, per esempio è molto interessante, nel senso che ridà la vita ad un personaggio caduto, ad un alleato caduto, ripristina il 60% dei suoi punti vita. Direi di comprarlo. Aumenta i punti vita di 5, interessante. I punti magici di 1, interessante. Molto figa sta cosa, ragazzi. Possiamo potenziare anche i nostri alleati. Aumenta la forza di 1, direi di usarlo. Ok, per adesso con lei può andare bene così. Con Aurora abbiamo un solo punto abilità e direi di comprare a questo punto, ragazzi, il raggio di luce. Perfetto. Ok, allora mi ha appena salvato la partita. Direi che potremmo approfittare di questa cosa. Però, ragazzi, voglio tornare da dove siamo venuti, visto che ovviamente, ragazzi, con il volo facciamo molto più in fretta. Con questo possiamo parlare? No, cra cra. Continua a dire cra cra. Prendi tutte le pallette. Oh merda, quasi mi becco il ragnazzo in pieno. Oh Gesù. No, non mi avrai, non mi avrai. Ho una certa fretta. Ovviamente i ragni che volano qua ci danno abbastanza fastidio. Allora, è di qua che devo andare? Non mi ricordo. Ok, da qua, ragazzi. Non avevo visto. Direi di prendere tutte le pallette, ragazzi, che possiamo raccogliere, perché ok, a punti magia siamo messi abbastanza male. Eccoci qua. Che meraviglia, Dio. Raga, sta cosa di poter volare, continuerò a dirlo. Mi ha stupito così tanto ed è una cosa così meravigliosa che è indescrivibile. Davvero, anche per spostarsi è molto più comodo, molto più rapido. Ovvio. Mi ha appena salvato la partita, vediamo cosa succede adesso. Ui. Aia! Mi chiamo Stavaddi, ci sono dei rovi qua, meglio fare attenzione. Ah, questo era quello, vi ricordate, ragazzi, il lupo? Andassi qua sopra, facendo magari un po' di attenzione, sarei curiosa di vedere cosa c'è. E questo? Polvere della forza. What? Aumenta in modo... Ah, si può dare anche... Che figata! Certo, glielo do, direi, subito, perché è molto importante la forza. Oh, questa cosa mi piace un casino, ragazzi, che si trovano anche... Questa cosa mi ricorda un po' Ori and Blind Forest, non so perché sta cosa di evitare... Oh Gesù, Giuseppe e Maria, no, te devi dare una calmata pure te, eh. Allora, di qua cosa c'è? A sinistra, all'altare, bla bla bla. Cioè, è che il mondo, ragazzi, adesso è così esplorabile, così grande, che effettivamente ho pure paura di perdermi
zone esplorabili, cioè un po' brutta sta roba effettivamente, eh? Cioè così ampio, tutto così ampio, adesso lo vedo così ampio. Allora, ok, ah, qua ero rispuntata praticamente da, okay, da dove eravamo praticamente giunti, ok, per cui se facciamo pian pianino riusciamo direttamente da qui, perfetto, ok, ed è qui che dobbiamo andare, suppongo, qui a sinistra. Ah, qua ok, da dove siamo arrivati. Sì, adesso sì che me lo ricordo. Quindi l'altare non ci siamo ancora arrivati, mi sa, effettivamente. Ok, qua c'è un lupo. Forse sì. Cioè, fatto sta che qua, ragazzi, c'eravamo stati. Vediamo un po'. Madonna, raga. Vi giuro, adesso trovare tutto così esplorabile. Ah, qua c'è una cassa, non ci avevo fatto caso. Quello che pure mi avete detto di, insomma, di prestarci attenzione è che appunto a volte, vedete, le pareti svaniscono, per cui bisogna sicuramente fare un po' attenzione. Polvere della difesa, perfetto. Direi di usare anche questa immediatamente su Aurora, perché comunque ragazzi, lei è la nostra protagonista, quindi comunque è importante che sia ben equipaggiata. L'aria mi avvolge, Messer Lucciolino. Ignicumus. Aurora, quanto è grande uno spillo? Non essere ridicolo. Quando non sei che una foglia, perché vuoi far finta di essere un cespuglio? Io e te siamo un albero coi rami all'insù. Vedremo, chissà. Ok, mi ha appena salvato la partita. Direi, ragazzi, di fermarci qui. Allora, la cosa la sto trovando veramente molto molto interessante. Secondo me questo gioco ha molti più aspetti di quelli che io mi aspettassi effettivamente. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Kudosh a tutti, ragazzi. Ciao! Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!